Signora? Porto? Porto? Bello? Bello? Signore e signori, buonasera. È Enzo Tortora. Ma stavolta non lo vediamo davanti alle telecamere che lo hanno reso famoso, bensì tra i carabinieri del reparto operativo di Roma che lo hanno arrestato questa notte all'Hotel Plaza della capitale. Si parla di sospetta appartenenza all'associazione camorristica Nuova Camorra Organizzata, che si è rimasto coinvolto per uno sgarro di 40 milioni ai trafficanti di droga. E improvvisamente Tortora è impazzito. Dice: se ebbene sì, io sono un camorrista e voi eravate i miei complici, voi che mi ascoltate in questo momento verreste ammanettati, buttati in galera. Sapete voi perché Enzo Tortora è in questo processo? Perché più si cercavano le prove della sua innocenza, più uscivano le prove della sua colpevolezza. Tortora Enzo Claudio Marcello alla pena di anni 10 reclusione e 50 milioni di multa. È stata una vittoria dei pentiti questo. No, non è vero. Ma... questo dunque mi dimetto con decorrenza da venerdì al termine di questa sessione parlamentare. Non dubitate che in carcere sarò e resterò persona libera, più libera certo di coloro che hanno voluto mandarmici. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Assolve, per non aver commesso il fatto, tutto è Enzo Claudio. Dunque, dove eravamo rimasti? Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono. Enzo Tortora è ricoverato in clinica, le sue condizioni sono gravi e le sue difese deboli. Io ho intenzione di battermi con tutte le mie forze e spero di lentamente di recuperare. Pensi come che posso ci sia... e come potrò. Pensi che ci sia un rapporto tra il processo di Napoli e il tuo male? Ne sono assolutamente convinto. Enzo Tortora è morto stamane nella sua abitazione di via Piatti a Milano. Io non chiedo vendetta e non chiederò mai vendetta, ma chiedo semplicemente che la gente capisca il male che si fa. È quella che io definisco la cultura del disprezzo. Tra i mali che mi hanno fatto quello e d'altronde... è il male che fanno a qualunque cittadino travolto da questo gorgo di umiliare, di angosciare, di distruggere moralmente le persone che si amano dal più profondo del cuore.